200 studenti delle scuole di Sant'Ambrogio sul Garigliano, Santa Polinare e Sant'Andrea del Garigliano hanno partecipato ad un'iniziativa organizzata dal Consorzio di Bonifica Valle dell'Iri nell'ambito dell'edizione 2013 della Settimana della Bonifica. Nel centro sportivo del comune di Sant'Ambrogio, i piccoli studenti hanno potuto visitare una mostra sulle energie rinnovabili e sulla tutela idrogeologica del territorio. Questa è stata inoltre l'occasione per ripercorrere tutta l'attività del consorzio. Portiamo avanti sempre il tema del consorzio di quest'anno, che è le energie rinnovabili, quindi abbiamo fatto vedere praticamente la mostra itinerante a questi ragazzi e il video istituzionale affinché loro possano poi nei prossimi giorni continuare con dei lavori fatti nelle scuole per portare avanti questa tematica. L'ambiente oggi per la scuola è tutto, perché se questo concetto nasce con i ragazzi delle elementari e delle medie, quando saranno adulti terranno in considerazione questo tema. Il consorzio è entrato, diciamo, nelle scuole con attività didattica significativa, e questo è molto importante per le nuove generazioni. E anche i ragazzi devono sapere le nuove innovazioni, e quindi è giusto che il consorzio venga qui e spiega ai ragazzi ciò che loro hanno intenzione di fare. La mattinata ha visto poi la visita degli studenti al ponte costruito nel 1927 sul fiume Garigliano, con un esperto che ha spiegato ai ragazzi a cosa serviva la scafa, il tradizionale mezzo che collegava le due sponde del fiume. Secondo me la strada migliore è proprio quella di rivolgersi a giovani, perché solamente con loro, che sono i cittadini del domani, può essere spiegata quelle che sono le buone pratiche affinché il territorio venga tutelato. Prosegue dunque la settimana della bonifica, che vedrà altri appuntamenti anche nei prossimi giorni. Il prossimo appuntamento ci sarà il giorno 6 su Cassino, dove praticamente il consorzio ha portato tutti i suoi lavori sulla via Francigena, tant'è vero che partiremo da Monte Cassino e arriveremo fino ad Aquino con un gruppo di pellegrini che saranno lì presenti per percorrere tutti questi percorsi puliti dal consorzio di bonifica.